Quando si pensa al circo, l'emblema più significativo ed unico nel mondo è certamente Moira Orfei, autentica regina del circo da generazioni, fa rivivere sotto il tendone un'atmosfera che incanta bambini ma che affascina anche più grandi. Le nostre telecamere sono entrate nello storico caravan di Moira, che rappresenta un'esclusiva casa viaggiante piena di luccichi e ricordi di una vita di successi. Questo non è una roulotte, è un caravan, è lunga 24 metri. E quando ci fermiamo si allarga idraulicamente, viene 8 metri per 24, c'è un grande salotto, c'è una camera piena di specchi, non è per fare cose ma per allargare, e quindi è una caravana che costa un sacco di soldi. Queste le fanno, sarebbero queste, guardi che roba, le roulotte degli arabi. C'è anche un ricordo particolare. Lì camminavo per Milano e tutta la gente si fermava a guardarmi. Il sedere, il lato B. Lei è sempre stata una donna bellissima, ha avuto anche questo bacio della natura. Ma no, non sono bellissima, sono un tipo, ecco. Certo che quando vado per la strada tutti mi guardano, perché come me non c'è nessuna. Uno spettacolo unico, dobbiamo dire, firmato appunto Moira Orfei. Guardi, non è solo qui, diciamo, in Italia, ma in tutta Europa abbiamo sfondato col circo, perché lo spettacolo è favoloso. Abbiamo preso dei numeri che nessuno le ha mai visti. È il prima sera vengono, poi vengono molta gente perché va fuori la nomina, perché vale più una parola delle vostre che tutti i manifesti al muro. La televisione oggi è importantissima, tra l'altro lei ne ha fatta tanta. Devo andare da Cambretti, sì. Ma è cambiata la televisione nell'ultimo periodo? Sì, molto è cambiata. Non fanno più belle cose. Io, che sono una teledipendente perché guardo tutto, no? Poi mi chiamano spesso per fare l'ospite. Beh, è cambiata. Ricordiamo degli spettacoli bellissimi negli anni 80 e 90, il sabato al circo è un pezzo di storia della televisione assegnato. Guardi, io penso che peccato che forse sarà che non c'è più lavoro, la gente non ha più soldi, non lo so. Ma però Berlusconi ce l'ha i soldi per fare le cose fatte bene. Massimo Boldi ha fatto la sua storica imitazione, è stata contenta? Ma guardi, ce l'ho tutto filmate, ma ci hanno dato un copione, no? Dovete dire così, 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 così. Non abbiamo detto una parola. Abbiamo fatto per conto nostro. Io gli ho dato un sberlone, lui mi ha dato un sberlone. Beh, insomma, guardi, da morire da ridere. Boldi è una persona meravigliosa, veramente. Quindi l'imitazione per lei è stato un piacere? Certo, molto, perché lui mi prendeva sempre in giro. Diceva sempre, Moira, sei nel circo perché io mi mangio un po' l'erre, no? Abbiamo visto tantissimi telegatti, quindi la televisione l'ha premiata anche. Sì, molti telegatti. Là ci sono 3 telegatti. Poi il... anche per dove siamo stati che abbiamo preso 3 premi fortissimi, Monte Carlo. Lui è pieno di soldi, lui cambia spettacolo tutte le sere e fa uno nuovo. Questo nome Moira le è stato dato dal cinema? Sì, dal cinema. Io mi chiamo Mora e il mio agente ha detto Mora, un po' volgare, mettiamo una I e facciamo Moira, e così è rimasto. E il look invece da chi gli è stato consigliato? Il vero grande nome è Dino De Laurentiis, perché io ho lavorato con Aurelio, sì. De Laurentiis ha fatto un film con Christian De Sica. Un amore per gli animali che per lei è innato, un po' fa parte della sua natura. Mi tocca gli animali, vede quel cane là è grande, grosso, ma sta là, non sta in giardino. In questo momento a chi deve dire grazie? A suo marito, a suo figlio e anche a Brigitta, che ha dato nuova linfa allo spettacolo del circo? Certo, ha messo un po' posto... Diciamo che lei ha sempre lavorato in teatro, no? Quindi ha fatto nel teatro, ha messo un po' nel circo e è diventato molto bello questo, sì. Da suo figlio continua un po' quella che è l'arte del padre, è contenta? Beh, io sono contenta che col circo, ma non sono contenta che fai i leoni, le tigri, benché le ho fatte anch'io, perché io ho fatto leoni, tigri, elefanti, focche, cavalli, tutto ho fatto. Ma quando lo faccio io non mi interessa, quando lo fa mio figlio, il cuore mi batte, sì. Un bacio a tutti.